Ciao e benvenuto da Ivan di oldstore.it. E in questo video voglio fare un preambolo e poi chiudo la parentesi. Questo è un canale di presentazione di hi-fi vintage che è legato ovviamente a un canale di vendita che è il nostro sito www.oldstore.it. Questa precisazione è dovuta perché ho ricevuto dei commenti riguardo il fatto che noi qui stiamo a vendere. In effetti questo è il nostro lavoro, come tutti i lavori può essere divulgato, e questo è il nostro modo per poter, diciamo, raggiungere in maniera più efficace i clienti. E nulla toglie comunque agli usufruttori del canale di assaporare il gusto vintage degli apparecchi che presentiamo e andarne a vedere le caratteristiche anche per uso personale, quindi non vedo nulla di male nel dover ribadire che sì, questo è un canale di vendita. Chiusa la parentesi. Andiamo a presentare ora questo, che è un lettore CD, un Philips CD 920. Questo Philips CD 920 è un lettore CD dei primi anni 90 e faceva parte della serie 900 di Philips. Era la serie, diciamo, di punta del marchio olandese, e era anche, come dire, una serie un po' innovativa. Presentava questo frontale in materiale plastico, comunque resinato, e un po' bucciato. Era l'introduzione per quanto riguardava anche il nuovo mercato della DCC, il DCC come si vuole chiamarlo. Era un formato in cassetta che prevedeva anche la registrazione in formato digitale. Era un apparecchio ponte che faceva appunto il ponte tra la vecchia musicassetta e quel nuovo formato DCC che poi non ha mai preso piede ed è andato a morire. Questo serie 900, che appunto il capostipite era il DCC 900, e vedeva vari componenti, dagli entry level fino ai massimi livelli. Questo lettore CD si collocava in una fascia medio-bassa, diciamo, era il secondo, perché il primo modello, il CD 9 e 10, non prevedeva la possibilità di essere telecomandato, mentre questo poteva essere comandato direttamente o dagli altri componenti di casa Philips. È un apparecchio comunque molto completo, ben costruito. Vedete i display a puntini e non a segmenti, che ne permette anche l'utilizzo in varie, come dire, funzioni del lettore, e caratterizzava anche gli altri componenti dell'impianto. La selezione diretta dei brani, l'edit e il repeat per la riproduzione e la scansione dei 10 secondi di ogni brano, la visualizzazione del tempo e la revisione. Qua abbiamo il potenziometro per l'uscita in cuffia, il tasto di riproduzione casuale, ricerca all'interno del brano, pausa, play, stop, avanzamenti di traccia e apertura e chiusura cassetto. Qui troviamo appunto il ricettore del telecomando, mentre invece qui il tasto di accensione. E andiamo a riprodurre il CD. Come dicevo, tasti di avanzamento. La meccanica è una Philips CDM12.1, un classico per quell'epoca, che vedeva anche equipaggiare apparecchi di livello decisamente superiore. Thank you.
questa la vista del pannello posteriore, troviamo il cavo di alimentazione, qui l'uscita digitale coassiale, l'uscita analogica canale sinistro canale destro, mentre qui troviamo i connettori per poter interfacciare il lettore al resto del agli altri componenti dell'impianto. E questo perché può essere comandato direttamente dal telecomando dell'amplificatore, per esempio, oppure direttamente con un proprio telecomando, quindi per evitare l'interferenza tra i due ricettori del telecomando, qui abbiamo un selettore che ci indica se vogliamo il funzionamento attivo del sensore integrato nel lettore oppure se lo vogliamo escludere per dare modo di essere comandato, pilotato solamente dal telecomando, dal sistema dell'amplificazione, diciamo. Bene, siamo giunti alla fine del video. Se ti è piaciuto, metti un mi piace qui sotto e iscriviti al canale, se non l'hai già fatto ovviamente, così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi che verranno appunto presentati nel negozio. E ti ricordo che di questi apparecchi trovi tutte le caratteristiche estese sul nostro sito www.oldstore.it e comunque lì trovi anche le possibilità per metterti in contatto con noi. Ho detto tutto, grazie, al prossimo video. Ciao da Ivan.